Buongiorno. Zaccaria Francesco. Fanelli. Sì. Rosato. Mastro. Ventrella. Le Grottaglie. Pentassuglia. De Carolis. Marino. Rubino. Saponaro. Carrieri. Bianco. Albanese. Sente Pagnatelli, Cisternino, Di Bari, sente De Mola, sente Schena, De Leonardis, Panizzi, Ferrara, Masella, Scianaro, Anglani, quindi con 17 presenti la seduta è valida, quindi può iniziare il Consiglio Comunale. Perfetto, facciamo partire l'inno nazionale. Buongiorno a tutti. Oggi 8 giugno del 2022 alle ore 10:20 diamo inizio al Consiglio Comunale monotematico per il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. Comincio con il salutare e ringraziare tutti i presenti, a partire dal nostro sindaco, il dottor Francesco Zaccaria, gli assessori e tutti i consiglieri comunali. Saluto e ringrazio il consigliere regionale Fabiano Amati, devo dire sempre disponibile e presente per la sua città. Saluto e ringrazio le forze dell'ordine, partendo dal gruppo autonomo Interforze, dall'Arma dei Carabinieri, l'Arma della Guardia di Finanza, l'Arma della Polizia Locale, la Capitaneria di Porto, l'Associazione Nazionale Carabinieri, l'Associazione Nazionale Finanzieri, l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia. Consentitemi di ringraziare tramite loro qui presenti tutte le forze armate, ovvero le donne e gli uomini in uniforme che quotidianamente con grande impegno e sacrificio svolgono il proprio dovere e sono esempio di coerenza tra il giuramento prestato davanti alla bandiera e il lavoro che quotidianamente portano avanti. Ringrazio e saluto anche il dottor Posato, rappresentante della Croce Rossa di Fasano, e la dottoressa, la professoressa De Mola, rappresentante dell'Associazione Storia Patria. Ed infine, ma non per ultimo per grado di importanza, saluto e ringrazio i presidi, i professori e gli studenti che partecipano a questo incontro in rappresentanza della scuola, culla della civiltà e della società futura. Siete proprio voi ragazzi, in virtù del patto generazionale che ci lega, a dover mantenere sempre alti i valori di pace e giustizia nel futuro che giorno dopo giorno costruite, ricordando qui oggi in questa sede e domani nelle vostre case, nelle vostre vite,
l'importanza di condannare ogni forma di odio e di violenza. Oggi più che mai diventa di grande attualità la decisione della nostra amministrazione, su proposta della Commissione Toponomastica, di dedicare una piazza al Milite Ignoto. Con questa scelta, infatti, anche Fasano vuole ricordare le vittime di tutte le guerre, da quelle passate a quelle purtroppo in corso in questi giorni. Con questo gesto noi, oltre a ricordare un momento toccante della nostra storia nazionale, vogliamo ribadire il nostro netto no alla guerra, alla violenza e all'odio, e ricercare sempre la pace e la fratellanza fra i popoli. Il sacrificio del Milite Ignoto e dei tanti giovani caduti nel corso della Prima Guerra Mondiale, i quali non hanno potuto avere una tomba sulla quale essere pianti, ci ricorda le tragedie immani del secolo scorso, il sacrificio di tanti uomini, anche fasanesi, per restituire all'Italia parte del suo territorio e per completare la sua unità, per secoli invano sognata e ricercata. La tomba al Milite Ignoto, collocata nell'altare della patria a Roma, rappresenta infatti tutti i militari caduti durante la Grande Guerra e che non sono mai stati identificati. L'idea di onorare attraverso un caduto senza identità tutti i soldati italiani morti e non riconosciuti nacque dal generale Giulio Due e venne trasformata in proposta di legge da parte dell'onorevole Cesare Maria De Vecchi, legge che sull'onda emotiva del momento divenne tale nell'agosto del 1921. La bara giunse a Roma su uno speciale convoglio ferroviario il 2 novembre, dopo aver toccato città e paesi d'Italia ed aver ricevuto il silente omaggio di tutti, senza distinzione di credo religioso o politico. Il 4 novembre, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, il feretro, dopo essere stato visitato da decine di migliaia di persone, fu scortato all'altare della patria, portato a spalla da decorati al valore con medaglia d'oro. A distanza di più di 100 anni, la vicenda del Milite Ignoto continua ancora a commuoverci, perché pensiamo alle lacrime di tanti madri che persero i loro figli, alle lacrime di tanti figli che non videro più tornare i loro padri, all'afflizione di tante mogli che non videro più tornare i propri mariti. Ancora oggi possiamo riconoscerci nel gesto di Maria Bergamas, la madre che ad Aquileia scelse tra 11 bare di soldati italiani non identificati colui che divenne il Milite Ignoto. Dedicandogli una piazza nella nostra città, anche qui a Fasano, esprimiamo la riconoscenza per quel figlio d'Italia divenuto simbolo di tutti quei figli periti nelle atrocità della guerra del Novecento. Grazie per l'attenzione. Allora, per ospitalità diamo priorità di intervento agli ospiti, alle autorità presenti. E invito il consigliere regionale Fabiano Amati. Signor Presidente del Consiglio, signor Sindaco, signori componenti della Giunta Municipale, signori consiglieri comunali, autorità civili e militari, c'è un carico emotivo in questa cerimonia rievocativa di milizie e militi ignoti. C'è anche in me un carico emotivo che naturalmente si somma per via della circostanza che quest'Aula per me ha rappresentato la palestra dell'impegno pubblico, e nella combinazione di queste cose io vi sono grato, come cittadino e figlio di questa città, di aver organizzato questo evento in cui si ripropone innanzitutto a noi per superare amnesie e poi ai ragazzi per educarsi alla storia, il Milite Ignoto che è in ognuno di noi. Perché la decisione che fu successiva, ma non soltanto in Italia, in tutti i paesi del mondo,
alla conclusione della Grande Guerra di istituire un ricordo per il Milite Ignoto, fece dire a più riprese nel cimitero di Arlington negli Stati Uniti, ignoto a tutti, ma non a Dio. Nelle nostre celebrazioni non hanno madre e non hanno padre che possano piangere per lui, ma è la storia che piange per lui. E quindi nella combinazione di questi sentimenti che portarono a dire che un paese è onorevole se ha questa memoria, se ha questo ricordo, il cui lemma è un lemma interessante perché significa portare al cuore di questo ricordo e questo atto di memoria che serve a produrre i germogli delle cose buone. C'è un evento, l'evento della Grande Guerra, che in realtà per via del passaggio degli anni viene conosciuto o approfondito poco, che però è un punto, ed è questa l'unica riflessione che voglio fare a voi, ai ragazzi in particolare, che però è un punto decisivo nel compiersi della storia, del trasformare il giudizio sulla guerra. La Grande Guerra, come tutte le guerre del resto, che nascono sempre per scommesse perdute. Se pensate alla Grande Guerra, c'era la scommessa austro-ungarica di invadere la Serbia senza che le altre potenze decidessero di intervenire. E fu sbagliata quella scommessa, perché poi intervennero tutti. Siccome ogni guerra, e anche quella guerra, nacque da una scommessa che poi si rivelò perduta, per la prima volta i popoli osservarono che non era il caso di andare in guerra con l'entusiasmo e che quindi ogni giovane del paese sotto la cui bandiera combatteva si sentiva addirittura non invitato ma secondario se non avesse partecipato alle operazioni belliche. C'è un libro, lo dico in particolare ai ragazzi, che descrive bene non tanto la storia ma il clima di quegli anni, che a me capita di leggere e rileggere come fatto e tracciato educativo. È un libro di un straordinario scrittore austriaco, si chiama Stephen Zweig. Il titolo è Il mondo di ieri e racconta che nel momento della Grande Guerra tutti andarono con gioia, però poi si capì e si rivelò che quella Grande Guerra aveva fatto un numero incredibile di morti, l'avrebbero risolta in poche battute, avrebbe fatto un numero incredibile di morti e di questi morti si sarebbe persa anche l'identità. Fu la ragione per cui poi si disse dobbiamo ricordare il Milite Ignoto. Tant'è che la guerra successiva, la seconda guerra mondiale, già quello spirito, ecco, da un certo punto di vista c'è un beneficio della guerra, già quello spirito gagliardo che portò in guerra non c'era più. Ed entrarono nella seconda guerra mondiale tanti giovani senza che volevano andarci. Tant'è che con riferimento alla Prima Guerra Mondiale, mi è capitato di sentire forse quando il 1 agosto del 1917 Papa Benedetto XV scrive ai paesi belligeranti e critica l'inutile strage. Quell'avvenimento è l'avvenimento che porta a trasformare il paradigma della guerra, tant'è che la nostra carta costituzionale, la nostra Costituzione, prevede l'atto di guerra soltanto come atto di resistenza al sopruso, all'attentato alla libertà. C'è un grande passaggio costituzionale, dalla guerra intesa, ma anche nello Statuto Albertino, e da così, come anche atto nazionalista,
di conquista, si passa invece alla guerra consentita soltanto come atto di resistenza. Sentite come queste parole hanno una fortissima attualità e si inseriscono in un dibattito che pure c'è. E allora il milite ignoto gronda non soltanto la memoria e il ricordo come significato, che c'è e c'è tutto, e guai al popolo che non ha memoria, come canne al vento, ma c'è anche l'educazione a capire attraverso il milite ignoto, attraverso le cerimonie, attraverso le deposizioni delle corone di alloro, attraverso i sindaci con le fasce tricolore, attraverso le frecce tricolori, attraverso i corazzieri in grande uniforme, tutto lo apparato del rito fondamentale della democrazia e della libertà che noi continuamente rappresentiamo per raccontare non soltanto la memoria, ma l'educazione alla gestione delle cose che ci capitano ogni giorno. Per cui, quando la città di Fasano decide di conferire l'onoreficenza della cittadinanza onoraria al milite ignoto, ignoto a tutti ma non a Dio, decide di compiere un atto di educazione e dice agli amministratori pubblici, a me prima di tutto, a voi, agli operatori delle forze armate, agli insegnanti, dice educate all'idea che i popoli possono vivere in pace o vivono in pace soltanto in virtù di questo grande processo che ha versato tanto sangue per poter portare oggi noi qui e a pronunciare queste parole, che sono parole di memoria, parole di gratitudine, parole di grandi emozioni. E tutte queste parole, coniugate bene o male, con la narrativa, con la poesia o anche con dei semplici silenzi, sono parole che hanno durata. Le cose periscono, le parole sono quelle che hanno una maggiore durata. Noi ricordiamo parole di millenni e probabilmente di quei millenni non abbiamo tante cose, ma abbiamo le parole, che sono un grande orientatore di educazione e anche di decisione politica. Le parole associate del milite ignoto dicono e raccontano la libertà dei popoli, la libertà dei popoli, la loro disponibilità a resistere contro il sopruso, e dicono che ci sono tante persone che si sono fatte storia per noi, per la nostra storia, per le nostre storie, piccole rispetto alla grande storia dell'umanità, ma ognuno di noi è quel tassello indispensabile affinché la storia possa progredire. Questo è il senso di gratitudine e questo è il senso del mio saluto e auguri a tutti affinché queste cose non rientrino nei riti stanchi della politica, ma appartengano, spalancano le porte, squarciano veli di disinteresse, perché orientano in maniera puntuale le decisioni che attengono ad un amministratore pubblico che voglia svolgere la sua funzione con disciplina ed onore. Invito ad intervenire il Cavaliere Giuseppe Donnaloia, rappresentante dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, della sede di Fasano. Grazie Presidente per avermi concesso questo onore di parlare in questo Consiglio Comunale. Saluto e ringrazio il signor Sindaco, gli assessori, i consiglieri, le autorità militari e civili che sono qui presenti e le tante scolaresche, i tanti alunni, anche loro qui in questo Consiglio Comunale.
È già stato detto molto del merito ignoto da parte del Presidente e anche da parte dell'Avvocato Fabiano Amati. Voglio solo far tracciare adesso una cronologia degli avvenimenti che portarono a questa idea di trovare un milite ignoto e da portarlo a Roma. Nel luglio del 1920 il colonnello Giulio Duet, uno dei massimi artefici dell'aviazione militare italiana, lanciò l'idea di onorare i sacrifici, gli eroismi della collettività nazionale nella salma del soldato sconosciuto, da collocare al Pantheon in Roma, quale simbolo di grandezza di tutti i soldati d'Italia, segno della riconoscenza dell'Italia verso tutti i suoi figli caduti nella Prima Guerra Mondiale. La proposta ebbe subito un'enorme risonanza nelle organizzazioni combattentistiche e patriottiche, che idealmente vedevano nel caduto senza nome il simbolo che poteva rappresentare il marito, il padre o anche il figlio di quanti non avevano avuto la possibilità di onorare le spoglie del proprio congiunto disperso. Ma la proposta non ricevette altrettanta accoglienza nelle classi dirigenti. La lenta, tipica, italica burocrazia creò ogni giorno ostacoli alla realizzazione del progetto. E mentre in Italia si discuteva, la proposta del colonnello Duet veniva recepita e messa in opera in Francia, Inghilterra, Belgio e Stati Uniti. Un anno dopo, agosto 1921, la proposta del colonnello Duet venne presentata al Parlamento avendo come relatori il senatore del giudice e l'onorevole De Vecchi, i quali richiesero di affidare alle forze armate italiane la priorità di individuare e di trasportare a Roma i resti del caduto ignoto perché vi ricevessero gli onori dovuti a loro e ai 600.000 fratelli in armi deceduti nel corso del primo conflitto mondiale. Con una cerimonia supremamente austera e aver luogo a Roma il 4 novembre del 1921. Che il luogo della sepoltura doveva essere il Vittoriano e che da allora avrebbe preso il nome di Altare della Patria. L'11 agosto il provvedimento veniva promulgato affidando all'allora Ministro della Guerra la definizione delle modalità esecutive per la designazione e le onoranze da rendere al caduto senza nome. Il ministro della guerra era Luigi Gasparotto, volontario e pluridecorato nel conflitto concluso qualche anno prima, che particolarmente sensibile al problema dei caduti, emanò le prime disposizioni organizzative interessando il Corpo d'Armata di Trieste e nominando una commissione composta da ufficiali superiori, inferiori, sottufficiali e soldati, tutti ex combattenti e pluridecorati, in tutto 10 persone a cui si aggiunsero un ufficiale medico e un cappellano. Furono date disposizioni sui metodi, sui luoghi dove effettuare la ricerca delle salme, considerate che i principali campi di battaglia erano stati 11, si decise di cercare 11 salme che dovevano essere non identificabili sia come persona sia come appartenenza di reparto. Le 11 salme, una per ogni campo di battaglia, dovevano essere sistemate in casse uguali di uguali dimensioni e traslate entro il 24 ottobre nella cattedrale di Aquileia, dove sarebbe avvenuta la designazione della salma destinata all'altare della patria. Le ricerche ebbero inizio il 3 ottobre 1921. La prima salma fu recuperata nella zona di Rovereto, la seconda sul Pasubio, la terza sull'altopiano d'Asiago, la quarta sul Monte Grappa, la quinta sul Montello. La sesta salma fu un caduto della Regia Marina e fu esumato nel cimitero di Gambà, vicino Venezia, che onorava 3.000 marinai del battaglione San Marco. Il settimo soldato sconosciuto fu esumato sulle cime del Falzarego, in un cimitero allestito dagli alpini
a 1535 metri d'altezza. L'ottavo soldato sconosciuto sul monte Rambon, il nono soldato sulle alture che facevano da corona alla città di Gorizia, che sono i monti San Michele, San Daniele, San Gabriele, San Marco. Ho citato questi nomi perché la maggior parte dei caduti fasanesi che sono riportati sul monumento nel Parco della Rimembranza persero la vita o furono dispersi proprio in questi assalti continui a questi monti. Il decimo soldato nella zona carsica di Castagnavezzi, l'undicesimo soldato sconosciuto fu rinvenuto vicino alle fonte del Timavo. Tutte le salme furono trasportate in un catafalco, furono disposte su un catafalco nella cattedrale d'Aquileia, coperte dal tricolore e su questo un elmetto di fante. Nel corso della notte, la disposizione delle bare fu più volte cambiata con soldati di volta in volta diversi, in modo da essere impossibile il riconoscimento del campo di battaglia in cui era caduto il soldato. Per tutta la notte le 11 salme furono vegliate da due plotoni, uno di reali carabinieri e l'altro di fanti della Brigata Sassari. Il 28 ottobre avvenne la cerimonia per disegnare la salma. La cerimonia ebbe inizio con l'arrivo in Basilica di Emanuele Filiberto di Savoia, duca d'Aosta, comandante dell'invitta Terza Armata, che raggiunse il posto di onore tra duali di reduci, vedove e militari di tutte le armi. La cerimonia organizzata per sacralizzare il sacrificio dei giovani italiani non poteva dirsi completa senza la persona che più di ogni altra era nelle labbra dei soldati durante i bombardamenti, nella paura degli assalti, nell'angoscia del ferimento, nel patimento della sete e nel momento in cui abbandonavano per sempre la vita, la mamma. La commissione individuò la mamma spirituale del Milite Ignoto, scegliendo una donna del popolo, Maria Bergamas, triestina redenta, il cui figlio Antonio, unico suo sostegno e speranza, disertò l'esercito austriaco per correre sotto la bandiera italiana, fino a che in combattimento non trovò la morte e risultò dispersa. Al termine della cerimonia religiosa, quattro decorati di medaglia d'oro si diressero verso le madri e le vedove di guerra, dove era Maria Bergamas, madre designata, e accompagnarla a compiere l'atto più significativo di tutta la cerimonia. Il generale Paolini e l'onorevole Paolucci porsero il braccio alla donna che lentamente si diresse verso i feretri e iniziò il suo cammino trascinandosi a fatica. Giunta di fronte alla penultima bara, lanciò un grido, chiamando per nome il suo figliolo e abbracciando con passione il feretro. Il rito era compiuto, le campane batterono tocche brevi e profondi, salve d'artiglieria furono esplose, la fanfara della Brigata Sassari intonò la leggenda del Piave. La bara prescelta fu posta su un cenotafio di fronte all'altare e inserita nella cassa fatta approntare dal Ministero della Guerra. Le autorità, guidate dal Duca d'Aosta, sfilarono di fronte al Milite Ignoto, seguite da tutti i presenti. Nel pomeriggio la cassa fu portata su un affusto di cannone che, trainato da 6 cavalli bianchi, raggiunse la stazione ferroviaria di Aquileia e con tutto l'affusto fu sistemato sulla carrozza feretro realizzato in modo tale da permettere la vista da qualsiasi lato la si guardasse. Tutta la notte una guardia d'onore vigilò sul feretro e sulla carrozza. Alle ore 8 della mattina, grazie. Alle ore 8 della mattina del 29, il convoglio mosse lentamente da Aquileia per giungere in serata a Venezia, dove per tutta la notte fu omaggiata dalle madri, dalle vedove di guerra, dagli orfani, dagli ex combattenti e cittadini. L'indomani mattina il convoglio riprese il cammino sostando a Padova e arrivò alle 16.30 a Bologna. Il 31 ottobre si diresse a Firenze e poi ad Arezzo,
dove per tutta la notte una folla strabocchevole vegliò per tutta la notte il carro feretro prima della partenza per Roma, dove giunse il 1° novembre alle ore 22 nella stazione del Portonaccio. Durante il tragitto da Aquileia a Roma il treno aveva effettuato 120 soste in stazioni grandi e piccole e su disposizione della Commissione furono vietati discorsi e musiche di bande, tranne che alla partenza del treno per la tappa successiva era consentito l'esecuzione della sola leggenda del Piave. Il 2 novembre il feretro fu portato nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, dove ricevette l'omaggio della città, come anche nel giorno successivo. Intanto affluivano a Roma le bandiere e i labari di tutte le unità che avevano preso parte alla Grande Guerra, i gonfaloni dei comuni decorati di medaglia d'oro, i gonfaloni delle città che avevano vissuto da vicino e anche coinvolti nel corso della guerra. Il ministro della guerra, Luigi Gasparotto, emanò un ordine del giorno alle forze armate con la comunicazione che il re Vittorio Emanuele III aveva conferito la medaglia d'oro al valor militare al Milite Ignoto, con la seguente motivazione: degno figlio di una stirpe prode e di una millenaria civiltà, resistette inflessibile nelle trincee più contese, prodigò il suo coraggio nelle più cruente battaglie e cadde combattendo senz'altro premio sperare che la vittoria e la grandezza della patria. 24 maggio 1915, 4 novembre 1918. La mattina del 4 novembre alle ore 6 precisi i responsabili del servizio d'ordine fecero scaglionare i reparti lungo le strade interessate alla cerimonia. La Basilica di Santa Maria degli Angeli, costante meta di pellegrinaggio, a stento all'ora convenuta fu chiusa, lasciando all'interno la guardia d'onore degli ex combattenti decorati di medaglia d'oro e alcuni cappellani. Alle ore 8 il Vescovo di Trieste, Monsignor Bartolomasi, celebrò una breve funzione, dopodiché la cassa fu portata all'esterno e sistemata su un affusto di cannone, ricevendo gli onori militari e tutte le bandiere dei reggimenti si inchinarono in segno di omaggio. Il grande silenzio che regnava in piazza Esedra, ora piazza della Repubblica, gremita di folla all'inverosimile, era impressionante. Il corteo mosse verso piazza Venezia, aperto da un plotone di carabinieri a cavallo, seguito dalla banda dell'arma, dai reparti militari e dalle 753 bandiere, labari e gonfaloni, decorati al valor militare. Intorno alla cassa si sistemarono i decorati di medaglia d'oro e subito dopo le madri e le vedove di guerra, a seguire il ministro della guerra Gasparotto, il ministro della marina Bergamasco, accompagnate dall'ammiraglio Thaon de Revel e dal generale Badoglio, le più alte autorità civili e militari, rappresentanti della Camera e del Senato, ufficiali delle varie armi notate. Alle 9.30 la testa del corteo entrò in piazza Venezia. I reparti militari presero posto ai tre lati della piazza mentre le bandiere proseguirono sino al ripiano del monumento alla Dea Roma, sotto il quale era stato ricavato il loculo sepolcrale, rivestendolo esternamente con una lastra di marmo, recante l'epigrafe Ignoto Milite, scaglionandosi sui gradini dell'ampia scala. Allorché l'affusto di cannone con la bara raggiunge la base della scalea, il generale Lavazza ordinò l'attente il presentarmi. Le bandiere si inchinarono e quattro decorati sollevarono il sarcofago e iniziarono lentamente a salire la scalea, preceduti dalla corona d'alloro del re e seguiti dalle madri e dalle vedove di guerra e dalle autorità civili e militari. Il sarcofago, giunto sotto la statua della Dea Roma, venne poggiato sulla pietra tombale. Il re Vittorio Emanuele III, accompagnato dal Presidente del Consiglio dei Ministri Bonomi, depose sulla bandiera che lo ricopriva la medaglia d'oro al valor militare e il ministro Gasparotti si avvicinò al feretro appuntando l'altra decorazione al bianco della bandiera. I tamburi delle bande militari rullavano, furono azionati gli argani, la barra contenente le spoglie mortali del soldato sconosciuto scomparve lentamente dietro la lastra di piombo che definitivamente si chiuse
alle ore 10.36 del 4 novembre del 1921. La scelta di bandire discorsi ufficiali durante tutti i momenti della cerimonia fu una componente fondamentale per raggiungere quel senso di sacralità dell'atto, per cui ogni azione coreografica delle bandiere che si abbassavano al passaggio della bara, il rudere e povero aspetto della cassa stessa, i decorati e tanta gente del popolo che si inginocchiavano di fronte al milito sconosciuto, permisero al pensiero di ciascuno di vagare libero in quel silenzio con le proprie emozioni. In contemporanea con la cerimonia di Roma, ad Aquileia si svolse analoga cerimonia in forma più ridotta per dare sepoltura ai 10 commilitoni del milito ignoto. Dopo la cerimonia religiosa, ex combattenti e vedove di guerra trasportarono a spalla le bare verso l'ingresso del cimitero degli eroi, accompagnati dalla fanfara della brigata Sassari che suonava la leggenda del Piave. Le salme dei soldati sconosciuti vennero calate nella fossa scavata ai piedi dell'altare, una lapide marmorea li ricorda tutt'oggi. Con loro riposano le spoglie mortali di Maria Bergamassi. Ringrazio tutti per avermi ascoltato, ma soprattutto ringrazio l'Istituto del Nastro Azzurro fra combattente e decorato che mi ha fornito tutte queste notizie relative al milito ignoto. Grazie. Se non ci sono altri interventi tra gli ospiti, passerei agli interventi da parte dei consiglieri. Ricordo che dopo il deliberato ci sarà la consegna di un piccolo riconoscimento da parte del sindaco alle forze armate e un rinfresco in sala di rappresentanza. Invito a prenotarvi. Vedo, perfetto, già prenotato il dottor Franco Mastro, capogruppo del Partito Democratico. Prego, può intervenire. Grazie Presidente. Autorità civili e militari, sindaco, Presidente del Consiglio Comunale, colleghe e consiglieri comunali. Oggi è un grande onore per tutti noi essere qui a consegnare la cittadinanza onoraria al milite ignoto. Il milite ignoto è un'intuizione tutta italiana e occasioni come queste devono suscitare una profonda riflessione sul significato che ebbe la prima guerra mondiale sull'Europa e sull'Italia del primo Novecento. Onorare una salma senza nome per onorarle tutte, per darne degna sepoltura e per confortare intere famiglie che non avrebbero mai potuto piangere i loro figli, fratelli, mariti, perché divenuti indistinti nella terrificante guerra di trincea del 15-18. E questo fu un atto di grande commozione e unione nazionale. Un modo tangibile di piangere tutti insieme gli oltre 600.000 italiani sacrificati. Al milite ignoto fu concessa il 4 novembre 1921, quando fu tumulato sull'altare della patria, la medaglia d'oro con la seguente motivazione. Degno figlio di una stirpe prode e di una millenaria civiltà, resistette inflessibile nelle trincee più contese, prodigò il suo coraggio nelle più cruente battaglie e cadde combattendo senza altro premio sperare che la vittoria e la grandezza della patria. Una cittadinanza onoraria dunque per commemorare i caduti nelle guerre a 100 anni da quei tragici eventi. Un doveroso riconoscimento. Diamo oggi la cittadinanza onoraria a un uomo, o forse a un ragazzo, al milite ignoto, che con la sua storia sa ancora unirci e commuoverci. La pace non trovò né oppressi né stranieri. In queste parole della canzone del Piave, innalzata per la prima volta a melodia in onore ai caduti ad Aquileia 100 anni fa, dobbiamo riconoscerci oggi più che mai. Celebriamo dunque quel soldato, inizialmente voluto come di nessuno,
e subito percepito come di tutti. E in un tuffo nel passato ricordiamo quei tempi bui, nell'attesa di notizie dal fronte, tempi di paure e lacrime. Quella guerra combattuta sul fronte, al freddo, in mezzo al fango. Tempi intrisi dal dolore straziante delle madri che ricevevano la tragica notizia, consapevoli di aver definitivamente perso la speranza di un abbraccio. Fu definita la mamma d'Italia, Maria Bergamas, chiamata da Aquileia a scegliere fra le 11 bare di militi ignoti uno come se fosse il suo figliuolo disperso in guerra. E allora, nella storia di quel milite, oggi è utile ricordare anche il ruolo delle donne, delle madri, delle mogli, che spesso non vengono nella celebrazione dei caduti. Donne che nel silenzio della sofferenza, nell'angoscia quotidiana di quegli anni durissimi, hanno vissuto con dolore composto le loro tragedie familiari, diventando d'un tratto padri e madri, e lavorando duramente per superare la fame e la povertà. Occorre ricordare loro, sì, madri e mogli di quei giovani coraggiosi, ma anche coloro che dopo la guerra sono sopravvissuti, coloro che si sono tirati sulle maniche, senza studi, ma che hanno educato i propri figli, facendo grande la nazione. Ad oggi, a noi oggi che siamo il presente e il futuro dell'Italia, spetta il compito di commemorare il loro sacrificio nell'esempio della concretezza e nella sostanza dei fatti. Concludo dunque con le toccanti parole di un milite la notte prima di essere ucciso, perché all'alba scelto come prima linea nel fronte, conscio che quelle erano le sue ultime ore di vita. Scriveva: ogni tanto, quando siete afflitti dai vostri travagli quotidiani, rivolgete solo per un attimo lo sguardo al cielo e ricordatevi di noi e dei nostri 20 anni. Ecco, oggi e sempre celebriamo la memoria affinché mai più si ripeta quanto accaduto. Grazie. Interviene il dottor Mario Schiena in qualità di consigliere del partito di Forza Italia. Buongiorno a tutti. Grazie Presidente, grazie a tutti qui presenti. Oggi sono davvero orgoglioso di essere qui. Sono orgoglioso che questa città decida di dedicare uno spazio o decida di conferire la cittadinanza onoraria a un milite ignoto. A qualcuno, sono tantissimi, coloro i quali hanno sacrificato la propria vita per salvare il nostro paese, per la libertà del nostro paese. Questo orgoglio ha un valore doppio, perché durante questi giorni siamo abituati a commentare una nuova guerra, una guerra che quotidianamente segna i telegiornali un po' come ha segnato la pandemia questi 2 anni. E questo orgoglio ha un valore ancora più grande, una dimensione maggiore, perché anch'io stesso con il mio gruppo abbiamo contribuito fortemente in commissione come in consiglio alla realizzazione di un regolamento per la cittadinanza, il conferimento della cittadinanza onoraria. Sono contentissimo di vedere le forze armate sempre presenti in ogni dove, così come sono contento di vedere per la seconda volta di fila gli studenti. E proprio a loro vorrei dire che sono contento, ma al tempo stesso mi piacerebbe che ciascuno di loro portasse a casa un bel ricordo di questa giornata, di questa oretta passata insieme. E mi auguro tanto che l'ora di cittadinanza e costituzione o educazione civica che sia un valore aggiunto al vostro percorso formativo, scolastico e personale. E ve lo dice un ragazzo che qualche mese fa era uno studente e ha fatto dell'impegno civico la passione più grande, quindi che siate impegnati nel sociale, nello sport, in qualsiasi tipo di passione, credo che l'impegno civico dentro e fuori le mura scolastiche deve essere il vostro obiettivo più grande. Quindi grazie e
Buona giornata. Ha chiesto di intervenire l'avvocato Francesco Bianco in qualità di capogruppo della lista civica Fasano Continua. Grazie Presidente, rivolgo il mio saluto alle autorità politiche, militari, civili oggi intervenute e ai ragazzi qui presenti. Oggi mi sento anche io particolarmente onorato di essere un componente di questa assise. Avverto forte l'orgoglio e il senso di appartenenza ad una comunità, la nostra comunità, che si fa testimonianza quest'oggi. E rende omaggio ai protagonisti muti della nostra storia, ai protagonisti muti e sceglie un soldato senza più identità, come simbolo vibrante di un sacrificio per amor di patria. Questa giornata, questa occasione, impone di tornare al ricordo di quello che è accaduto quasi 100 anni fa ormai, il primo conflitto mondiale, che provocò morti e lutti in tantissime famiglie, tanta disperazione per non poter piangere i propri cari, tanta tristezza nel dare sepoltura ai caduti senza neanche il conforto del nome, tristezza e disperazione per le quali era necessario un momento di culto collettivo, possiamo dire, la scelta di un soldato senza nome, appunto. Ha accomunato tutti, ha rispettato le individualità di ogni singolo soldato caduto, individualità persa dalla perdita del nome, appunto. Quel corpo era ed è il corpo di tutti oggi. Ebbene, quindi, riconoscere la cittadinanza onoraria al milite ignoto ha, a mio avviso, una grande valenza che va oltre la mera commemorazione e deve andare oltre la mera commemorazione. Ha una grande valenza per la nostra città, per l'intero nostro paese, perché serve solo, e non serve solo, meglio, a farci ricordare i drammi della guerra. Basterebbe in questi giorni, in queste settimane, accendere la televisione e guardare il primo telegiornale, forse per rendersi conto dei drammi della guerra. Ma questa celebrazione deve servire anche a rafforzare il senso di comunità, il senso di unità nazionale. A distanza di più di 100 anni, la cittadinanza onoraria io credo che deve richiamarci, a noi amministratori pubblici, alle autorità militari, alle autorità civili, a due grandi responsabilità. Custodire la memoria. Quel soldato oggi si fa simbolo della memoria storica, che dobbiamo trasmettere ai nostri figli, ai ragazzi, i quali tutti i giorni a scuola, ragazzi, sentirete parlare di cittadinanza attiva. Ebbene, è importante sapere che la cittadinanza attiva la si può coltivare ogni giorno studiando il territorio, il ricordo, ciò che ha contribuito a conservare e difendere il nostro territorio, la nostra città, il nostro paese. Quindi custodire la memoria e nello stesso tempo costruire la pace, essere costruttori di pace, nel senso più ampio del termine e dell'espressione. Non dobbiamo stancarci di educare noi stessi, di educare noi stessi al dovere. Al dovere, sì, al dovere della testimonianza, al dovere di spiegare il senso di una celebrazione, al dovere di trasmettere attraverso l'esempio, l'interesse e la cura per il nostro territorio, per la nostra città, per il nostro paese, la sua cultura e il suo glorioso passato. E quindi educare al senso di responsabilità. Ebbene, non fermiamoci quindi alla commemorazione. Non fermiamoci oggi al riconoscimento. Adoperiamoci nel ricordo di quello che è stato a formare una società migliore, perché ne siamo tutti responsabili, migliore di quella che ci ha preceduto. È il dovere etico che accompagna ogni epoca e sulla quale si costruiscono i valori supremi del progresso e della legalità. Grazie.
Ha chiesto di intervenire il professor Giovanni Cisternino in qualità di capogruppo della lista civica Altrimenti. Prego, consigliere. Grazie, Presidente. Penso che non sia capitato solo a me, ma sia capitato a molti, chiedersi, nei giorni in cui si pensava, no, a questa occasione, cioè di dare questa cittadinanza onoraria al milite ignoto, che senso potesse avere oggi rendere cittadino onorario di Fasano un soldato morto 100 anni fa. Anche perché, leggendo i tanti commenti che si sono susseguiti in analoghe occasioni sparse in tutta Italia, tra cui non è difficile trovare chi dice che c'entra con noi quello che potrebbe essere considerato il frutto della retorica militarista post bellica e che preparava le cose del ventennio, con scenari ed avvenimenti parimenti tragici a quelli che erano trascorsi. È facile in questo caso cadere nella retorica dell'antiretorica, scusatemi il gioco di parole, ed è naturale chiedersi davvero oggi cosa possa dire a noi questa icona muta. Non so voi, ma nel guardare i resoconti di quella traslazione dall'Aquileia fino a Roma, mesta e silenziosa, ho avuto la stessa sensazione di quando una sera tardi, una notte, tutti quanti noi abbiamo visto in televisione sfilare i camion militari coperti da un telone che traslavano le salme dei primi caduti del Covid, in mezzo ai quali c'erano persone che si erano ammalate e che erano morte, ma c'erano anche infermieri, medici, che nell'impeto del primo momento si erano esposti e avevano pagato duramente il loro tributo. Quindi il milite ignoto, secondo me, con una lettura un po', se vogliamo, libera, per noi potrebbe essere l'icona del sacrificio di chi ha dato tutto in nome di un dovere che magari non si era neppure scelto, come suppongo il milite ignoto non aveva scelto di combattere in quella guerra, e soprattutto con una fine che sarebbe stato molto felice di evitare. Vi assicuro che non c'è alcun eroismo percepibile nel morire sconosciuto su una petraia di montagna e restare lì non reclamato da nessuno, sepolto sotto qualche sasso. Dai resoconti si legge anche questo. In un'epoca in cui il valore di una persona o di un gesto si confonde e si misura stemperandosi nel culto della performance brillante, nel culto dei follower, nel culto della propria immagine, dell'apparire in video, dell'essere riconoscibile a qualsiasi costo, e questa è una sindrome che non è strana neppure ai luoghi più o meno solenni della politica e delle istituzioni, diciamocelo, oggi, proprio da uno di quei luoghi, rendiamo omaggio ad un ragazzo di cui non conosciamo né il nome e né il volto. Con un atto ufficiale e solenne abbiamo deciso, decidiamo, di diventare concittadini del soldato senza nome, del giocatore mediano che non vedrà mai il suo nome tra i capocannonieri storici, del gregario per eccellenza. E questo ragazzo, a 100 anni di distanza dalla sua morte, avvenuta senza riflettori né telecamere, riesce in un'operazione straordinaria, che è quella di creare ancora una comunione di valori e di mutua riconoscibilità tra sé e un popolo dall'amnesia latente. Uno spirito di appartenenza lontano dalla retorica, non saremmo qui se no, in cui si scorge un significato profondo di unità civile, lui che portava una divisa, di unità civile di una nazione in cui si sottolinea ancora una volta il valore del fare sempre e comunque il proprio dovere e dove il contributo di ognuno è non importante ma è fondamentale, per quanto piccolo, e noi lo riconosciamo con questo atto. Il milite ignoto, suo malgrado, nel suo lungo viaggio è riuscito in un'altra impresa titanica per l'epoca, ma sarebbe titanica anche per oggi, che è quella di provocare, innescare
la rielaborazione nazionale del dolore. Anche oggi riporta all'attenzione di una società forse un po' stanca e distratta il senso, il valore e direi il peso del tributo di vite che ogni guerra, militare o civile, esige e che nel computo generale è sempre e tragicamente immenso e sconcertante. Anche qui non c'è nulla di eroico. Speriamo che questo sia anche il modo per cominciare a togliere la polvere dell'oblio dai monumenti che in ogni centro abitato, anche il più piccolo, anche nel nostro territorio, rappresentano un sacrificio diffuso di ogni famiglia, di un intero popolo che trova una sua unità nel ricordare con gratitudine chi è diventato suo malgrado un nome su una lapide. Basta aver partecipato con un po' di trasporto una volta ad una delle commemorazioni del 4 novembre, davanti a un monumento, per comprendere che non c'è nulla di stantio, nulla, nel sentire un nome sconosciuto, soprattutto quando qualcuno aggiunge di anni 19 disperso sull'altopiano del Carso per ferite di guerra. Questo grazie al lavoro delle nostre associazioni combattentistiche. Questo ci riporta immediatamente alla carne e al sangue dei nostri figli e delle nostre figlie, che noi pensiamo in pericolo soltanto per una caduta dal motorino piuttosto che per un eccesso del sabato sera o di una malattia che non riusciamo a prevenire e a curare, ma che ci rendiamo e che tuteliamo in ogni modo per questo, proviamo almeno, e ci rendiamo conto che oggi non è più impossibile che accada, e lo vediamo degli accadimenti, no? Che succeda, che c'è qualcosa al di fuori di noi, del nostro controllo, che possa chiamarli e mettere a repentaglio la propria vita. E che questa cosa non è soltanto una notizia di un remoto telegiornale della notte, ma accade da noi. Concludendo, l'auspicio e il senso di questa nostra presenza qui, oggi, è che in maniera ancora più netta e consapevole quel ragazzo di nessuno sia divenuto il figlio di tutti noi. Grazie. Si è prenotata la consigliera Donatella Fanizzi per il gruppo con Emiliano. Grazie Presidente. Un grazie per la partecipazione alle forze dell'ordine presente oggi, alle scolaresche e ai docenti, educatori di vita e di cultura per questo evento. L'importanza dell'evento che oggi commemoriamo è palese per ognuno di noi. Noi come gruppo CON siamo sensibili al tema trattato. Riteniamo che concedere la cittadinanza onoraria a una figura quale appunto il Milite Ignoto è un gesto di grande valenza. È un simbolo di unità nazionale, di quanti hanno lottato per la libertà, per il valore della pace e della fratellanza, che oggi più che mai deve essere rinnovato e promosso. È un segno di omaggio a quanti hanno sacrificato la propria vita. È una riflessione che deve rafforzare il senso del rispetto per gli altri e per la democrazia della vita di tutti i giorni. La cittadinanza onoraria al Milite Ignoto deve essere quindi un manto per le generazioni future, in quanto non serve solo a ricordare, ma permette di rafforzare il senso di unità. Grazie. Si è prenotato il dottor Antonio Scianaro in qualità di capogruppo della lista Circoli Nuova Fasano. Prego, consigliere. Grazie Presidente. Io saluto e ringrazio tutti i rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni e del mondo della scuola presenti oggi in aula. E un particolare ringraziamento vorrei farlo al gruppo delle medaglie d'oro al valore militare d'Italia insieme all'ANCI che ci hanno permesso oggi qui in questa assise di portare la loro proposta per il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto da parte di tutti i comuni. Il Milite Ignoto rappresenta appunto simbolicamente
uno dei tanti giovani caduti al fronte per la patria, uno dei tanti nostri figli. E oggi, ormai da diversi mesi, stiamo vivendo appunto questo dramma della guerra in Ucraina e quindi siamo abituati oramai a vedere queste immagini che scorrono quotidianamente e ci fanno vedere appunto tanti giovani, donne, civili, molti civili e militari che stanno appunto combattendo, tanti militi ignoti, appunto abbandonati in lungo e largo nella strada in attesa appunto di sepoltura. Quindi quello che mi colpisce e mi rammarica oggi appunto è quello che è il fallimento un po' della mediazione internazionale, nonostante ripetuti appelli anche da parte del nostro Papa, che più volte ha rappresentato le sue istanze, e io spero che appunto anche con la sua mediazione si possa porre fine a questo scempio. Io quindi sono onorato oggi in qualità di consigliere comunale in questa assise di portare appunto il mio sostegno a questa proposta e quindi anticipo appunto il mio voto favorevole. Grazie. Si è prenotata la dottoressa Angela Carrieri in qualità di consigliere del gruppo Civicamente Fasano. Prego, consigliera. Buongiorno a tutti e grazie. Un saluto particolare ai ragazzi che sono qui presenti, perché oggi parliamo di un ragazzo che aveva dei sogni, dei progetti, un'idea di famiglia, ma soprattutto aveva un grande senso di responsabilità, cosa che spesso i nostri genitori insomma ci sottolineano di non avere. Non siamo abbastanza responsabili come giovani, non abbiamo abbastanza idee, pensiamo soltanto alle cose effimere. Eppure questo ragazzo non ha scelto questo onore, non ha scelto di questa sua fine, ma ha risposto sì a un valore più grande, un valore che appunto ricordiamo a 100 anni di distanza. Quindi io invito oggi tutti i ragazzi a fare memoria e a prendere esempio da questa grande testimonianza, ma soprattutto, come diceva un mio professore qui presente, non a caso, dobbiamo continuare a studiare, a formarci, affinché appunto la storia non vada dimenticata e, partendo dalla storia, andare avanti e portare avanti il senso e il valore della nostra, del nostro senso di civiltà, del nostro senso di comunità. Grazie. Se non ci sono altri interventi, passo la parola al sindaco Francesco Zaccaria per la conclusione. Grazie Presidente, illustri autorità militari, rappresentanti dell'Associazione dei Militari in Congedo, consigliere regionale Amati, cari ragazzi, care concittadini e cari concittadini, consiglieri. Il conferimento della medaglia d'oro al milite ignoto è stato accompagnata dalla seguente motivazione. Degno figlio di una stirpe prode e di una millenaria civiltà, resistette inflessibile nelle trincee più contese, prodigò il suo coraggio nella più cruenta battaglia e cadde combattendo, senz'altro premio sperare che la vittoria è la grandezza della patria. Può apparire paradossale, pertanto, ancor più realistico, che un giovane sconosciuto, morto nell'adempimento del dovere e del perseguimento di un ideale, rappresenti contemporaneamente due facce del medesimo prisma. La prima lo vede privo del nome a causa della devastazione della guerra, la seconda lo rende per ogni generazione esempio indiscusso di tenacia e resistenza per una finalità giusta. Chi è il milite ignoto? La risposta sembra dipendere dalla differente rifrazione della luce e da qualunque lato si osservi il prisma, la risposta è sempre corretta.
Il soldato morto senza la possibilità di essere riconosciuto è il monito alla durezza e alla crudeltà di ogni guerra, che ogni guerra porta con sé. Abbiamo auspicato che dalla guerra dovesse parlarsi al tempo passato, qualcosa che fu e che invece purtroppo si impone al presente e lo sovrasta. Il soldato morto che il 4 novembre 1921 ascese all'altare della patria nel corso di una cerimonia che lo consegnò al ricordo indelebile è anche il simbolo della resistenza, del quotidiano perseguimento di un ideale e di un sogno. Siamo tutti militi ignoti, parti di una milizia che si chiama genere umano e che reclama a gran voce il diritto a un'esistenza serena, pur consapevole che è necessario un impegno, talvolta un sacrificio quotidiano, perché ognuno, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, abbia dignità sociale e uguaglianza di fronte alla legge. Ignoti l'uno rispetto all'altro, ma solo fino al momento in cui si percepisce il vero valore dell'esistenza, lo stare insieme. 100 anni fa il sogno della Repubblica appariva ancora sfumato. I pesanti strascichi della prima guerra, interrotta dal secondo doloroso conflitto mondiale, non lasciavano intravedere altro che il dolore di tanti giovani vite spezzate, di famiglie distrutte e destinate alla miseria, di una realtà territoriale divisa. Fu il viaggio per lo stivale di uno sconosciuto soldato, privo di nome, a far rifulgere l'idea che l'Italia potesse diventare davvero una e indivisibile. 100 anni fa l'immagine delle forze armate, dei rappresentanti degli enti territoriali e delle professioni sociosanitarie del comune, dei comuni schierati come una milizia durante gli onori della Repubblica Italiana tenutisi il 2 giugno sarebbe stato solo un miraggio. Con il nuovo secolo pensavamo di esserci lasciati finalmente alle spalle lutti, conflitti, gli egoismi, i rigurgiti nazionalisti per entrare in un'era di pace, di tranquillità, di benessere diffuso e di crescita. La costruzione dell'unità europea avrebbe dovuto significare l'abbattimento dei confini nazionali e la creazione di un'area comune dove poter viaggiare, studiare, lavorare insieme. Purtroppo non è ancora così. Si è tornati a parlare di conflitti e di muri. La guerra è tornata prepotentemente a bussare alle nostre porte con il suo corredo di lutti, di esodi e di lacrime. Oggi siamo tutti militi. Quando per 365 giorni l'anno approfondiamo il nostro impegno, ognuno in base alle proprie capacità e alle proprie inclinazioni per il bene comune. Il doloroso percorso dell'emergenza sanitaria, terminato da pochi mesi, rende efficacemente il senso di un periodo in cui il forzato isolamento ha lasciato il passo a una brulicante e coinvolgente impresa di salvataggio collettivo, in nome della vita di tutti e del diritto di un'esistenza serena. È con estremo orgoglio che oggi, 8 giugno 2022, la città di Fasano conferisce la cittadinanza onoraria a un figlio d'Italia che dovrebbe ispirare ognuno di noi allorquando, nel tragitto di vita, si tende a smarrire il senso dell'esistenza. Per suggellare questo momento, consegno al comandante del secondo gruppo aereo Interforze, tenente colonnello Gabriele Tarantino, la targa commemorativa dell'evento, a suggello della gratitudine della città intera ai caduti di tutte le guerre, a tutti i caduti civili e alle loro famiglie che hanno sofferto e che non hanno avuto il conforto di poter piangere il corpo dei propri cari. Viva la Repubblica Italiana!
Buongiorno a tutti, e con profondo onore e rispetto che volevo ringraziare la cittadinanza di Fasano, il sindaco, il consiglio comunale tutto per il gesto ricevo a nome praticamente di tutti, a nome per conto delle forze armate, dei gruppi armati dello Stato, della cittadinanza e di quanti hanno combattuto da 100 anni a questa parte per gli ideali in cui oggi ci riconosciamo. E, sinceramente ascoltavo con molta attenzione tutti i discorsi fatti poc'anzi e riflettevo su alcune parole, no? Un figlio che con questi gesti simbolici, un figlio, un combattente, che diventa da ignoto, da nessuno, no? Come dicevano prima, a di tutti, perché volutamente è sentito di tutti. Riflettevo sul fil rouge che ha unito tutti i discorsi, che andavano da fondamentalmente da quello che abbiamo dentro, quindi dai valori, da qualcosa da cui partiamo, agli ideali, qualcosa a cui ci ispiriamo e andiamo avanti. Quindi degli argomenti, delle tematiche che non hanno valore di tempo e non hanno valore di spazio, che vanno dal Carso fino all'ultima punta di Lampedusa e che soprattutto che vanno da 100 anni fa e forse anche prima fino ai giorni nostri, con le riflessioni che facevamo sull'attuale guerra in Ucraina, con le riflessioni che facciamo su tutte le guerre, di ogni genere e forma, indifferentemente da chi le combatte, che abbia le stellette, che abbia prestato giuramento formale alla Repubblica Italiana o che non abbia le stellette, ma che ne condivida i valori e si è impegnato giorno dopo giorno nel portare avanti quegli ideali in cui ci riconosciamo, l'ideale di unità nazionale in primis. E niente, quindi volevo giusto ringraziare tutti voi per questo gesto che nella sua simbolica semplicità rappresenta veramente tanto, è molto più grande di quanto possa essere contenuto in poche parole. Diventiamo oggi in qualche modo padri, no? Di quel figlio, padri e madri di quel figlio, ne diamo la cittadinanza, ne diamo la paternità ed è con vero orgoglio che vi ringrazio. Grazie ancora. Prima di trasferirci nella sala di rappresentanza, volevo annunciarvi che nei prossimi giorni stiamo organizzando una cerimonia ufficiale per intitolare la piazzetta che abbiamo appena riqualificato dinanzi alla caserma dei Carabinieri al Milite Ignoto, quindi riceverete una comunicazione ufficiale dove ovviamente sarete tutti invitati a partecipare a questo momento solenne. Ricordo che questa iniziativa è partita su iniziativa dell'ANCI nazionale nel 2021 e quindi ringrazio tutti coloro che hanno collaborato a organizzare questa giornata ufficiale, in primis il comandante Cicala con il quale abbiamo svolto i vari passaggi e tutte le forze armate che ovviamente sono intervenute. Ringrazio anche l'ufficio di segreteria di questo comune che con grande professionalità e come dire, precisione organizza queste cerimonie che per la memoria e per tutti noi sono sempre molto importanti. Quindi grazie a tutti e adesso ci trasferiamo nella sala di rappresentanza. Un attimo. Sindaco, da regolamento dovremmo votare la delibera prima di trasferirci. Possiamo aprire la votazione. Manca qualcuno? Ci sono 3, 2, 2. Va bene, ci siamo tutti, unanimità, 18 presenti, 18 favorevoli. Possiamo chiudere la votazione. Perfetto, la delibera è approvata, grazie a tutti, possiamo trasferirci in sala di rappresentanza.